Le leggi razziali ci hanno preso, sono scoppiate praticamente mentre eravamo in vacanza durante l'estate del 38. Ci siamo sentiti di punto in bianco svuotati, svuotati di tutto. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo. Stato messo in congedo assoluto per, come ebreo, insomma, il che mi ha salvato la pelle. Capita anche questo, perché il mio reggimento è sparito in Russia. Eravamo cittadini di terza categoria. Mattina entra una cameriera e dice: "Sa, la radio ha detto che il signor Mussolini ha dato le dimissioni." Mi è rimasta impressa la mia mamma, che era una persona molto seria, compassata, che si mise a saltare dalla gioia in casa. Ore di grande gioia, di grande speranza. Credevamo che la guerra fosse finita, che il fascismo fosse del tutto crollato. Illusioni. Io ho preso contatto con vari esponenti di formazioni partigiane. Alla fine io ho scelto di andare a Cogne. Era una formazione militare, comandata da militari. E io mi ero detto che la guerra è una cosa schifosa, ma se si ha da fare, è bene farla con gente del mestiere. Erano i primi abbozzi di un'idea, sinceramente, non c'era ancora l'intenzione di formare un gruppo partigiano, ma di mettersi insieme per decidere come far affrontare questa situazione così nuova. E poi arriva a Birkenau, abbiamo passato, siamo arrivati di notte. Si è aperto il grande portello del vagone. C'erano i tedeschi, i cani, raus, 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 lasciate i bagagli lì, ci pensiamo noi, giù, giù, giù. Buttavano giù dal vagone tutti i nostri bagagli che immediatamente sono stati portati via. E un medico tedesco ha cominciato a fare così, no? E così era la vita e così era la morte, noi non lo sapevamo. Io sono scesa con mia mamma, ho ancora la sensazione, adesso ero sotto braccio, che l'hanno divisa e quel braccio tremante della mamma che si è messa a tremare che mi ha lasciato così. Quindi mai considerare la nostra storia se non come un capitolo di una storia dell'umanità. La democrazia e la libertà o c'è per tutti o non c'è.